Per l'11ª edizione del Festival del Cortometraggio, la kermesse dedicata ai temi sociali e ai giovani registi è stata sostenuta anche dalla RAI. Maria Lanziano. Bullismo, violenza, fragilità, temi sociali che hanno trovato tanti spunti di riflessione grazie ai 130 cortometraggi in concorso a Tulipani di Seta Nera. Il premio per il miglior cortometraggio è andato a Stronger, diretto da Antonio Petruccelli. A regista Cristian Marazziti, autore del film Sconnessi, invece è andato il premio Sorriso Diverso per la sensibilità sociale dimostrata. Il pieno delle visualizzazioni sul sito del festival lo ha fatto invece il film corto A me resta la speranza di Virginia Barrett. Tra i tanti amici dell'11ª edizione anche Francesco Pannofino. Metto a disposizione gli strumenti che ho, insomma, per fare del bene a qualcuno che è stato meno fortunato. Tra i sostenitori dell'iniziativa Radio 1 Rai, Isoradio, Rai Cinema e Rai Cinema Channel, ma anche tanti produttori, attori e registi impegnati per promuovere iniziative e spettacoli a sfondo sociale. Tra i premiati anche Donatella Finocchiaro, che ha portato in teatro Lampedusa A lungo in scena al Piccolo Eliseo. L'impegno sociale, ovviamente, quando c'è dentro uno spettacolo, dentro un film, è sempre un valore aggiunto.